Buonasera, potete sedere perché cominciamo la parte dedicata al concerto. Avete ricevuto entrando il foglio di sala in cui, oltre al programma e alla presentazione del coro e del direttore, c'è la riproduzione della Natività di Giotto, la Cappella degli Scrovegni a Padova. Allora, finché il coro si sistema, tento, balbetto, una specie di riflessione. Questa sera vorremmo vedere il contributo che due forme d'arte, la pittura e la musica, possono dare per l'educazione. Allora, 10 minuti, non di più, guardiamo la Natività di Giotto. Vedete nel foglio all'interno è riprodotta in grande perché così la possiamo contemplare. Due parole semplici sullo stile di Giotto perché è fondamentale per capire il suo messaggio. Giotto supera, siamo a cavallo tra il 1200 e il 1300, qui Cappella di Scrovegni siamo nei primi anni del 1300, quando ormai Giotto ha portato la sua arte a maturità. Giotto supera la pittura bizantina e la sua viene definita una rivoluzione. In che senso rivoluzione? Beh, la pittura bizantina aveva alcune caratteristiche, per esempio la bidimensionalità, cioè non aveva profondità, ma soprattutto era una pittura lontana dalla realtà, non perché non fosse capace di rappresentare la realtà, ma perché era basata su una spiritualità particolare, cioè la spiritualità che vedeva il mondo di Dio quasi lontano dal nostro mondo. Per cui rappresentare il mondo di Dio bisognava rappresentarlo secondo canoni diversi. Giotto rompe definitivamente questa visione e fa irrompere la spiritualità nella quotidianità. Giotto rappresenta la vita di Cristo, la vita di Maria, la vita dei santi, di San Francesco, li rappresenta come siamo noi, nella nostra quotidianità, nella nostra vita. È come se Dio irrompesse nella nostra storia. È come se ci comunicasse che la vera rivoluzione non viene fatta al di fuori della quotidianità, ma nella nostra. Dio vive. Se guardiamo questa natività, è ben lontana dalla natività che dalle rappresentazioni della natività fatte molto spesso dalla devozione popolare. Non solo popolare, ma anche dalla devozione in genere. Spesso noi vediamo la Natività rappresentata in questo modo, la culla di Gesù bambino al centro, alla destra Maria inginocchiata in adorazione, alla sinistra San Giuseppe inginocchiato in adorazione. Come se Maria, dopo aver partorito Gesù, si mettesse in ginocchio in adorazione con le mani giunte. Giotto ci mostra una natività molto naturale. Maria è distesa, come è naturale che sia. San Giuseppe addirittura è accovacciato e addormentato, ha passato una giornata particolarmente difficile ed ora non ce la fa più, dorme. Allora vorrei provare a dare una lettura educativa di questo quadro. Tre semplici osservazioni. La prima, qui abbiamo persone, anzi soggetti diversi, che hanno atteggiamenti diversi, ma il centro di tutti è Gesù bambino, la nascita di Gesù bambino. Attorno alla nascita di Gesù bambino abbiamo soggetti diversi. Abbiamo San Giuseppe che ha già fatto qualcosa. San Giuseppe ha protetto Maria, l'ha portata, ha cercato assieme a Maria un posto dove far nascere Gesù. Finalmente l'ha trovato, finalmente ha esaurito il suo compito, ora può riposare. San Giuseppe ha già fatto. Maria e la levatrice
stanno facendo. Maria ha appena partorito e sta deponendo Gesù sulla mangiatoia, aiutata dalla levatrice. Poi ci sono l'asino e il bue che stanno per fare, stanno per cominciare, stanno per iniziare il loro compito, quello di scaldare Gesù. E sulla destra abbiamo i pastori che ancora non capiscono che cosa sta succedendo, che daranno gloria a Gesù subito dopo, istruiti dagli angeli che sono sopra piroettanti sopra la capanna. Ecco, a me piace leggere tutto questo in chiave educativa come una comunità educativa. Abbiamo tante persone, tanti soggetti che agiscono in momenti diversi e in modalità diverse con la stessa finalità, rendere il giusto servizio al bambino. Questa è la nostra scuola, questo è il villaggio globale dell'educazione di cui ama parlare il Papa. Seconda riflessione, la Madonna. Maria, dice secondo capitolo di San Luca, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia. Qui abbiamo l'interpretazione letterale. Maria ha appena partorito e che cosa fa? Guardiamo, avvolge in fasce il bambino e lo depone nella mangiatoia. Cosa vuol dire avvolgere in fasce? È l'attività di protezione, prendersi cura, scaldare, difendere, proteggere, proteggere dalle avversità, proteggere dai pericoli. Questo è il primo compito dell'educazione, soprattutto con i più deboli, con i più piccoli, con i più fragili. E i più fragili non sono sempre i più piccoli per età, a volte abbiamo ragazzi diciottenni molto fragili. Prendersi cura, proteggerli, lavorare per loro. Ma al tempo stesso Maria, dopo aver avvolto in fasce, depone in mangiatoia. Cosa vuol dire deporre? Vuol dire staccare da sé. Vuol dire rispettare la libertà dell'altro. Vuol dire avviare all'autonomia. Vuol dire indirizzare alla vita. L'azione educativa è un continuo equilibrio tra l'avvolgere in fasce e il deporre in mangiatoia, proteggere ed avviare all'autonomia. Terza riflessione, gli angeli. Gli angeli sopra la capanna che stanno piroettando, sono contenti, fanno festa e al tempo stesso hanno la preoccupazione di dire ai pastori che lì sotto si sta avverando qualcosa di straordinario e indicano con la mano guardate là sotto, andate là sotto e i pastori non capiscono e guardano. Ecco, nel Vangelo è scritto quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Quando noi abbiamo a che fare con i bambini, abbiamo a che fare con Gesù. E a me piace pensare che, scusate la modalità anche infantile con cui la dico, Gesù, Dio, muova gli angeli perché lavorino con noi e per noi nella nostra azione educativa. Questo è un momento di, è un atteggiamento di consolazione, di soddisfazione, sapere che abbiamo un grande alleato, Dio muove il paradiso per noi e con noi perché noi lavoriamo per i bambini che sono il modo concreto di vedere Cristo nella nostra vita. E adesso passiamo al concerto perché siamo venuti per questo. Allora, penso, non ho parole per dire la gioia di poter avere questa sera con noi Monsignor Frisina e il suo coro, che è il coro della Diocesi di Roma. Ecco, nel foglio, non leggo tutto, nel foglio, nella parte in quarta pagina, avete alcune note sul coro e su Monsignor Frisina. Dico, è un privilegio poter avere questa opportunità perché penso che tutti abbiate sentito parlare di Monsignor Frisina, che è sacerdote, compositore, direttore di coro
e ha ricevuto anche numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. La sua missione è quella di parlare attraverso la musica, portare un messaggio di salvezza e di speranza attraverso la musica. E mi piace ricordare quanto ha ricordato il Papa sabato scorso all'incontro con i ragazzi del Summit, del Global Summit, quando il Papa ha detto che nella nostra tradizione cristiana bellezza e bontà vanno assieme. Ecco, Monsignor Frisina sa coniugare la bellezza della musica con la bontà del messaggio e questo crea armonia ed è un messaggio altamente educativo. Buon ascolto.